Vediamo quali sono i segnali che ci fanno capire che una persona ci ama o no. Intanto saluto Antonella anche. È importante capirlo, è veramente fondamentale capirlo per evitare di soffrire e per il fatto che se tu noti dei segnali che una persona ti ama, quello che devi fare poi è amplificarli, perché un altro errore che fanno spesso molte donne, ma anche molti uomini, comunque, è quando cogli dei segnali che una persona è coinvolta, allora pensi dentro di te va tutto bene e allora appago. E nel momento in cui appaghi smetterà di amarti, perché pensa a te e quanto poi sono le malgascione, cadono in questa cosa, ma anche i malgascioni, ovviamente, non soltanto le donne, perché c'è qualcuno che poi magari è in grado di cogliere, sento un sesto senso, non so, se, a parte che vi darò un metodo scientifico a prova di stupido, quindi anche voi ci potete riuscire, però molte persone anche sono magari in grado di cogliere questi segnali, una volta che si sono resi conto che la persona, mettiamo, è coinvolta, cosa fanno? Una volta che si sono resi conto che la persona è coinvolta, iniziano ad appagare senza più dare tensioni emozionali. Salutiamo anche Wormall. Allora, il primo di questi segnali è un macro segnale e riguarda il linguaggio non verbale, la comunicazione non verbale. Soprattutto riguarda gli occhi, le mani, anche come vengono gesticolate, la bocca, i piedi. E anche il livello di tensione emozionale. Allora, gli occhi, quando una persona ti ama, tendono a dilatarsi, le pupille tendono a dilatarsi. È molto difficile cogliere questo segnale, ne sono consapevole, però se ci riuscite, a parità di luminosità, cogliere le dilatazioni pupillari, midriasi si chiama. È davvero estremamente utile. Le mani perché? Perché quando una persona è innamorata tende a tenere le mani aperte, tende a gesticolare in questo modo con le mani aperte, tende a mostrare tranquillamente il polso. Quindi le mani aperte, sì, mi sembra che sia così, la midriasi, la dilatazione pupillare, non vorrei aver sbagliato il termine, mi sembra che sia quello, però controllate. Quindi nel momento in cui voi fate vedere i polsi, fate vedere le mani, questo è un segnale sicuramente di gradimento. I piedi anche sono un segnale per capire se una persona è coinvolta, perché se osservi i piedi, una persona coinvolta li punterà sempre verso di te e almeno un piede sarà puntato nella tua direzione, perché il piede rappresenta il luogo dove io voglio andare, no? Se voglio, un saluto anche a Green Apple, se io voglio direzionarmi verso una persona, devo puntare il piede per muovermi in quella persona. È per questo motivo che analogicamente, perché noi agiamo analogicamente, non logicamente, siamo in grado di comunicare. E poi un altro segnale che comunque è coinvolto sono tutti quelli che abbiamo visto attorno alla bocca, con i vari, un saluto anche a Stella Marina, i vari mordicchiamenti delle labbra, un mettamento delle labbra, tendere ad andare in avanti, ma anche quindi tutti i segnali, diciamo, del linguaggio non verbale, anche i microsegnali, e dobbiamo cercare di verificare che non ci siano segnali di rifiuto, come ad esempio il segnale di disgusto, no? Che viene fatto in questo modo, arricciando leggermente il naso e avvicinando le due sopracciglia. Questo è un segnale di disgusto, di rifiuto, come toccarsi il naso in questo modo, sono tutti segnali che indicano che la persona non è assolutamente coinvolta, quindi non è innamorato di te. Ma poi è molto interessante anche vedere l'arousal emotivo, cioè quante emozioni vive quella persona. Ovviamente
Se una persona in tua presenza non dà nessuno luogo, scusate, non dà luogo a nessuna, diciamo, emotività, perché non ti ama, perché agisce solo a livello logico. Poi il toccamento del naso avviene proprio per prurito e si manifesta prurito perché quando noi viviamo una tensione negativa, soprattutto, si genera una vasodilatazione, una microvasodilatazione di un lume capillare, questo ci genera un prurito e ci porta a toccarci in quella zona. Quindi, ovviamente, se ci grattiamo è perché noi sentiamo un prurito, ma quel prurito è frutto della tensione emozionale prodotta. Quindi non è che trasmetti segnali di repulsione, tu vivi una repulsione, però che cos'è che mi fa capire che cos'è la repulsione, su cosa? È lo sguardo, perché io praticamente qualunque segnale verso chi è direzionato, verso la persona che guardo. E persone che se lo fanno, che hanno ad esempio scarichi di tensione sul naso da soli, senza avere un riferimento, è perché sono in profondo conflitto con se stessi. Vivono un profondo conflitto con se stessi, allora raschiano, si grattano il naso, si grattano la testa, e soltanto quando, diciamo, non riescono a gestire, le situazioni. Ecco, questo è il concetto fondamentale. Poi c'è Stella Marina che dice sempre minchiate, le lasciamo parlare. E allora, quindi, questo è un po' il concetto di fondo, no? Quindi ci sono questi segnali che ci dicono che una persona può essere coinvolta o no, perché il linguaggio non verbale è fondamentale nella seduzione, è fondamentale per capire se una persona è coinvolta o non coinvolta. Noi non possiamo capirlo dal linguaggio verbale, ma dobbiamo osservare il linguaggio non verbale, quindi il linguaggio analogico, il linguaggio dei segni. Quindi, ripeto, i principali segnali di coinvolgimento sono ammodicchiamento delle labbra, ummettamento delle labbra, tendere ad andare in avanti, alzare in questo modo. Se vengo in avanti alzo, andando indietro invece chiudo e arriccio il naso. Questo è un segnale di disgusto che provi davanti a una persona che in qualche modo rifiuti. Ecco, questi sono i segnali non verbali principali che ci fanno capire, ovviamente, se una persona è coinvolta o non è coinvolta.